Dropped nasce nel 2003 in un periodo molto particolare, perché nasce a seguito di quello che era stata la grande disillusione di internet. Tra il 96 e il 2000 c'era stato il boom delle internet companies e molte aziende erano andate in borsa promettendo grandissimi fatturati. Non era successo, gli investitori si erano scottati. Nel 2001, 2, 3 nessuno credeva più in internet. Noi abbiamo avuto la fortuna che è stata quella di avere 30 anni nel 2003. Abbiamo avuto un'altra fortuna che è stata quella di lavorare in internet e nel web da subito, praticamente appena è diventato un qualcosa di importante. Quindi abbiamo capito che il fatto di pubblicare un contenuto e vederlo immediatamente disponibile a decine di miglia di distanza era una cosa da cui non si tornava indietro, quindi credevamo nel web. L'altra cosa di cui ci siamo accorti in quel periodo è che uno dei settori importantissimi dell'economia italiana, che è la moda, non era ben rappresentata all'interno del territorio estero. Abbiamo preso come riferimento il mercato americano. Ci siamo accorti che soltanto nelle grandi città erano presenti i prodotti di moda italiana, di grandi marchi, e che se abitavi una piccola città per prenderti una borsa dovevi prendere l'aereo. E ci siamo accorti anche di un'altra cosa, che c'era un bel differenziale di prezzo tra il prodotto italiano e quello americano. Abbiamo fatto 2 più 2, abbiamo fondato la nostra azienda che si chiama Droplet, e il nome è anche per un motivo di umiltà, nel senso che riteniamo di essere una gocciolina nel mare del web. E il nostro primo sito di e-commerce, che si chiama StyleDrops, è un gioco col nome dell'azienda, StyleDrop sono gocce di stile, e da allora ci siamo messi a vendere su internet accessori di moda italiana. E da allora StyleDrop ha avuto più di 75.000 clienti ricorrenti, abbiamo spedito in 140 nazioni. Una decina di anni fa è capitata un'altra cosa importante, e cioè che a un certo punto tutti hanno voluto fare e-commerce, produttori, rivenditori, terze parti, agenzie di trading, tutti si sono messi a rivendere i prodotti online, e noi ci siamo accorti di una cosa, che avevamo l'opportunità di rivolgersi ad altre aziende fornendo servizi di e-commerce a 360 gradi. Questa è una domanda molto difficile, perché vuol dire riflettere su una possibilità del passato, che se non avessi fatto Droplet avrei fatto comunque Droplet, o comunque un'azienda che si sarebbe occupata di web e forse di e-commerce, perché comunque entrambe sono passioni forti per me. Droplet ha una caratteristica particolare rispetto ad altre aziende che fanno lo stesso mestiere, che è quello di aver fatto e-commerce in prima persona. Quindi noi portiamo alle nostre spalle un'esperienza di ormai 17 anni di e-commerce e capiamo perfettamente quali sono le varie cose necessarie a vendere online. Un errore che vedo fare molto spesso dai merchant è considerare il sito come punto di arrivo. No, il sito è il punto di partenza. Da lì in poi ci sono tutta una serie di attività come il social media management, come il digital marketing, come la costante cura del catalogo al fine di offrire al cliente un servizio migliore, My Marketplace, l'assistenza cliente. Cerchiamo di utilizzare per lo più metodologie agili, agile come si dice, cioè con sviluppi di prodotto costante e incrementale. Ogni 15 giorni cerchiamo di far vedere un pezzo nuovo di lavoro al cliente. Oppure cerchiamo di utilizzare metodologie DevOps, quindi con la possibilità di avere costantemente nuove funzionalità in produzione. Synesthesia è un'azienda che ci piace moltissimo per tutta una serie di motivi. Cerco di elencarne alcuni, ma non sono esaustivi. Il primo è che pensa costantemente all'innovazione, al futuro, ed è in grado di cogliere per i propri clienti e partner quelli che sono gli spunti tecnologici più importanti, cioè quelli che sono gli spunti tecnologici in grado di creare business. Il secondo motivo per cui Synesthesia ci piace moltissimo è la sua capacità di fare network con altre aziende, per cui c'è sempre uno scambio prolifico e utile di competenze e di aggiornamenti sulle nuove tecnologie. Non da ultimo per noi è importante la capacità di poter fare squadra su
progetti che per noi obiettivamente sarebbero troppo impegnativi, quindi un po' da sorella maggiore Sinestesia riesce a coinvolgerci in progetti che hanno un respiro anche internazionale. Con lei abbiamo creato team di sviluppatori Magento, di 5 o 6 programmatori Magento che hanno lavorato in un ambito agile su progetti di aziende multinazionali di livello corporate, cosa che difficilmente Droplet avrebbe potuto fare da solo. Gli sviluppi futuri che attendono Droplet sono naturalmente connessi con gli sviluppi dell'e-commerce. Ormai da 5 anni si parla di due tendenze molto importanti dell'e-commerce, che sono il multi-channel e l'omni-channel. Multi-channel è la possibilità di sviluppare canali di vendita diversi, per cui Facebook una cosa, l'e-commerce un'altra, il negozio fisico un'altra ancora. Le aziende vogliono popolare tutti questi canali, ma lo fanno in maniera indipendente. Invece l'omnichannel è una tendenza molto più pervasiva, perché le aziende provano a costruire quello che tecnicamente viene definito una customer journey unica, per cui posso vedere il prodotto su Facebook, andarlo a provare in negozio e acquistarlo nell'e-commerce della mia azienda. Altri esperimenti nel mondo dell'e-commerce vanno in questa direzione, di integrazione sempre maggiore tra il fisico e l'online. L'altra grande tendenza è l'e-commerce guidato dai dati, data driven come si dice. Si tratta di avere a disposizione dei dati per fare delle analisi che possono essere predittive, cioè e possono servire a migliorare il digital marketing da un lato, dall'altro strutturare dei percorsi all'interno del mio e-commerce per determinate tipologie di utenti. Posso creare dei cluster di utenti ordinati per tipologia. Naturalmente si tratta di settori molto impegnativi, a volte coinvolgono l'intelligenza artificiale, a volte coinvolgono settori molto avanzati a livello tecnologico. L'ottica è sempre quella di dare ai clienti di Droplet un'esperienza full service il quanto più possibile completa, quindi accompagnandoli anche in queste nuove tendenze. In questo è tanto più importante per noi appoggiarci ad aziende come Sinestesia, che possono fare da guida nell'esplorazione di queste nuove tecnologie.